Enrico Gè in collegamento con noi, Scatta col Trend. Enrico, buongiorno. Giacomo, buongiorno a te. Scattiamo col Trend, un saluto a te, agli ascoltatori e alla regia, come sempre. Ben trovati a tutti. Già tante domande, seduta al momento abbastanza incerta, va su, poi va sopra lo zero, poi va sotto lo zero, è come quando finisci, diciamo, vai in vacanza in quel paese che confina con due o tre altri stati e allora fa saltelli da una parte e dall'altra per far vedere, insomma, a volte i confini sono facilmente, diciamo così, superabili e calpestabili. Qui invece si salta sopra e sotto lo zero e vale per tutti, Milano, Parigi, Londra, Francoforte, Enrico. Si sonnecchia. Vabbè, sonnecchia. È chiaro che in una fase come il vaccino gioco una finita certamente leggimo, essendo poche venti, le banche hanno parlato, come al solito un po' a caso, però hanno parlato. Ormai purtroppo è bruttissimo quello che sto per dire, me ne rendo conto, ma ci stiamo abituando a questa guerra. E credo che i mercati si siano abituati, i mercati anticipano sempre tutto, i mercati si sono abituati prima di noi e hanno già rivolto l'occhio alla situazione dei tassi più che alla situazione della guerra. Purtroppo è brutto a dirsi, ma sì. Fondamentalmente noi siamo qua, io e te parliamo, lì sparano e bombardano e fa meno 0,12 e più 0,04 il DAX, quindi, e ieri Wall Street in forte rialzo, quindi questa guerra non è che non mette paura alle persone, ma non interessa ai mercati, questo mi sembra di poter dire, insomma. E questo sicuramente è uno degli spunti che prendiamo e su cui facciamo una riflessione, anche più di una. Allora, Vincenzo ti chiede se a questi livelli, l'ho detto alla spagnola, un ingresso in Amplifon può essere opportuno. Che dici, Enrico? Allora, diamo subito un occhio, andiamo in tempo reale. Io dico sempre qualche corbelleria per guadagnare tempo andare a vedere il grafico, ovviamente. Allora, Amplifon, come abbiamo detto tante volte, è un titolo con un trend rialzista più pulito, più spiccato del nostro indice, e secondo me il livello attuale è estremamente interessante, perché Amplifon dai massimi ha stornato, sembra sia in una fase anche di ripartenza. L'unico discorso è che l'area è molto interessante finché è sopra i 34, che appunto vediamo la candela Hammer fatta il 14 di febbraio, quello lì era proprio il momento rialzista. Adesso sta consolidando, come si suol dire. C'era un vecchio trader che diceva: la borsa se è solida consolida. E effettivamente Amplifon, finché si trova sopra i 35, sostanzialmente, secondo me può essere interessante entrare, e anche adesso credo che Amplifon potrebbe essere opportuno o legittimo metterla in portafoglio, posizionando uno stop loss sotto i 34, chiaramente. Che succede a Enel? Si domanda Andrea, ma forse l'ho perso, forse si sta risvegliando. Enel oggi fa un più 0,49%, ci torniamo sempre perché evidentemente è un titolo che è presente in quasi tutti i portafogli dei risparmiatori italiani, c'è un po' di lateralità, ma Andrea dice che a giudicare da oggi c'è un risveglio, sei d'accordo? Io sono d'accordo e lo spero, perché anch'io ho Enel e devo essere sincero, il livello chiave spartiacque, la linea Maginot, come si diceva una volta, sì, che poi nessuno sa cosa sia, è il livello... Però sappiamo che la T finale non si pronuncia, giusto? Sì, credo che fosse l'ultima linea che aveva preparato praticamente Hitler, la linea più alta in Nord Italia, per fermare gli alleati che dal sud erano sbarcati. Hanno messo una serie di linee attraverso gli Appennini, da Napoli in su, e quella più alta prima di arrivare poi in Germania era nell'area appunto piemontese, padana, e quindi era chiamata la linea Maginot, se memoria non mi inganna. Comunque, tornando a noi, i 6 euro sono il vero livello spartiacque. Enel sembra che possa ripartire,
è un titolo che ha stornato molto, i fondi la adorano e tentano di non disfarsene, perché comunque è un titolo che offre ottimi dividendi. Secondo me sta ripartendo, il vero segnale long è sopra i 6 euro. Sopra i 6 euro secondo me è un titolo assolutamente da prendere. Andiamo a rispondere adesso a Claudio, che ci porta fuori da Piazza Affari perché vuole sapere di Kraft Heinz, marchio che ci ha accompagnato quando eravamo piccoli e adesso accompagna ogni nostro spuntino, diciamo così, americano, perché insomma il marchio Heinz è molto forte tra maionese e altre schifezze del genere. No, per carità, insomma, sempre io sto con la maionese personalmente. Allora, Heinz 38,63. Abbiamo chiuso ieri con un massimo che non si vedeva dal 9 marzo e ha centrato la metà della candela di quel giorno. Enrico. Sì. Allora, io sono un consumatore di Kraft Heinz, però nel versante rosso del ketchup. Kraft è un prodotto di qualità rispetto ai suoi competitor e difatti chiunque lo vada a comprare vede che costa un po' di più rispetto alle altre salse, chiamiamole così. La Kraft Heinz l'ha comprata Warren Buffett qualche anno fa, pagandola più di quello che quota adesso, ma se uno vedesse il grafico settimanale vedrebbe come nel 2020 addirittura sfiorò i $20, quindi un bottom importante, adesso è ripartita. Kraft Heinz, secondo me, è assolutamente da mettere in portafoglio anche immediatamente, perché è un titolo soprattutto anticiclico, e quindi si sa che in un periodo in cui si parla di o stagflazione o stagnazione o recessione, i titoli anticiclici, quindi l'alimentare, un anticiclico per eccellenza, un titolo che ha fatto il bottom, aveva rotto una resistenza che erano i massimi di luglio del 2020, quindi in area 36, è andata poi a ritestarla come supporto i livelli di 36 a novembre e a febbraio di quest'anno, e da lì è ripartito. Quindi secondo me è un titolo che ha svoltato, sicuramente un titolo lento, ma un elefante va piano ma non lo butti giù, quindi lo prenderei subito Kraft Heinz, in parole povere. Bene, molto chiaro. Allora, da un anticiclico credo a un altro, perché ci viene chiesto un'analisi di Campari, e allora restiamo più o meno nel settore. Campari a livello settimanale più 1,25% e ha riportato i massimi della penultima settimana di febbraio. Questo è il grafico settimanale. Se vuoi che mi sposto, chiedi pure. No, lo lasciamo settimanale perché è da manuale. Allora, l'anticiclico, hai perfettamente ragione, gli anticiclici durante i vari sostituti puri, tra virgolette, quindi alimentari, utilities e così via. Perché ti ho chiesto di lasciare il weekly? Perché a parte la candela di questa settimana, le tre precedenti formano un pattern Morningstar, quindi un pattern rialzista, un pattern di inversione rialzista, quindi dopo un downtrend c'è cioè un pattern rialzista con volumi importanti. E quindi gli investitori che sanno che Campari è un titolo, una pepita, a 8,50, 8,80 hanno cominciato a comprarla. La candela di questa settimana che si chiude oggi è il classico tentativo di pullback a metà della candela della settimana precedente, ma neanche ce la fa a scendere fino a metà, nel senso che c'è molta forza sul titolo. Quindi ecco, anche Campari è un titolo che adesso alle 10,42 secondo me si potrebbe comprare a occhi chiusi. Allora, abbiamo anche, vediamo un po', vediamo Nvidia, e così insomma... Nvidia, senza la iniziale. Sì, Nvidia. Forse mi è sfuggita la iniziale, no, sicuramente Nvidia, qui si parla... No, vabbè, viene naturale. Viene naturale. Nvidia, c'è poco da fare. Un po' come tirare a Campari, viene quasi naturale. Adesso fa solo come Ezio Greggio quando prende e saluta, visto che gli fanno le battute, tirare a Campari è meraviglioso, e te dobbiamo fare sempre teatro, ricordiamoci. Allora, è il momento giusto insomma per fare teatro quando Nvidia ha avuto, sì, assolutamente lo faceva Zelensky, che non lo facciamo noi. Allora, Nvidia, tu hai messo il grafico in una maniera perfetta. Ragazzi, a chi ci ascolta, io vi posso dire che Giacomo Iacomino è un analista tecnico top, perché la resistenza che ieri è stata rotta
è una resistenza che precedentemente aveva ben tenuto e ancora prima era stata a supporto. Era un Nvidia da varie parti, quindi il mercato ha preso e l'ha comprata. Il top per Nvidia sarebbe il solito discorso che spesso accade: se oggi si andasse a fare un pullback a metà dello da comprare, posizionando uno stop loss sotto ai minimi della candela di ieri, comunque trend rialzista che è ripartito. Dunque, tre rialzista che è ripartito, ci scusiamo per la connessione che a volte rende un po' la voce di Enrico un po' robotica, poi più o meno si riassesta nel corso del ragionamento. Chiedo scusa anch'io che puntualmente uno starnuto ce lo devo mettere in diretta, se no non siamo contenti. D'altra parte qua in studio c'è sempre un po' di polvere. Allora, abbiamo Angelo che ci chiede un'analisi su Innovatek in carico a 1,10. Dunque andiamo su un titolo, torniamo a Piazza Affari, mi pare di ricordare abbastanza sottile, sì, oggi siamo a 2,01 euro ad azione, meno 1,23%, Angelo ce l'ha in carico a 1,10. Beh, gli facciamo gli applausi ad Angelo perché è entrato alla grande, ha avuto la forza per tenere il trade aperto, perché molto spesso si tende, ma succede anche a me chiaramente, a chiudere troppo presto e poi vedi il prezzo continuare a correre. Adesso è in una fase di congestione nelle ultime sessioni, allora se dovesse rompere i 2,15 va a fare di nuovo i 2,50. Un livello interessante sotto il quale io invece andrei a prendere profitto, e speriamo di no per Angelo, se dovesse scendere il prezzo, è sotto 1,95, che sono una resistenza statica chiara con i massimi fatti il 25 maggio, il 1 marzo e il 14 marzo. Sotto 1,95 prenderei profitto. Ti volevo interrompere, Giacomo, se possibile, perché credo sia interessante da vedere, non so se lo avete già analizzato prima, il gold, se non ci sono... No, come no, facciamo, è un problema, apriamo una parentesi sull'oro volentieri, sì, 1,957. Sì, che comunque tanto è sempre molto seguito e richiesto. Ti chiedo di andare sul weekly, perché abbiamo una lezione di analisi tecnica in 30 secondi. Se allora, vuoi, resistenza statica in area... No, ma non c'è nessun problema. Ok. Resistenza statica in area dei massimi assoluti, lo vediamo, c'è proprio una resistenza statica fra il massimo che è a sinistra del grafico e l'ultimo massimo recente. Se non consideriamo che le candele precedenti formano il classico pattern evening star, il pattern a tre candele, quindi un pattern di stampo ribassista, e in più la candela invece proprio di questa settimana va a fare anche qui il classico pullback a metà della candelona rossa, quindi abbiamo avuto area di doppio massimo precisa e molto importante, pattern ribassista ben formato, perché la candela d'oggi che fa fare il massimo proprio di suo sarebbe una shooting in maniera perfetta, quindi pattern ribassista su resistenza e pullback. Ecco, questo è un impianto grafico che ovviamente non garantisce nulla, ma statisticamente è un impianto grafico che ti fa lavorare il sottostante in ottica ribassista, perché resistenza sentita, pattern ribassista, pullback in atto adesso, quindi secondo me sul gold potremmo avere ancora degli storni. Chiusa parentesi, l'ho voluto menzionare perché lo stavo studiando stamattina e mi piaceva molto. Ottimo, assolutamente, è una bella osservazione e che ci può servire, insomma, per capire un po' che cosa ne sarà di questo gold. Allora, Rosi che ci scrive spesso e che salutiamo, ci chiede un'analisi di un titolo che non so se è un errore. Allora, Intec ci chiede Rosi, io non so se intende Intel, ma io credo che sia proprio Intec. Con la K finale. Restiamo a Milano perché vedo che è quotato ad Atene. Restiamo a Milano, Italia, Koala, Genova, il ticker. Ok, Italia, Koala, Genova, ci sono 0,50. La domanda di Rosi è la seguente, la rivedremo sui massimi o ha corso troppo e conviene starne fuori?
Allora, a questo punto mi viene da pensare che Rosy ci volesse chiedere Intel, anche perché sulla tastiera K e L sono vicine. Però faccio c'è recidiva perché ha scritto in tech due volte. Però faccio questo ragionamento perché la rivedremo sui massimi? Beh, direi di sì, perché sta a 0,50 e qualcosa. I massimi sono... No. I massimi recenti sono a 0,5, quindi secondo me ci sta di vederla sui massimi di periodo. Se parliamo dei massimi assoluti, che sono in area addirittura 1,65, e parliamo del 2007, a questo punto è difficile dirlo, perché vorrebbe dire da 0,50 andare a 1,70, fare oltre il 200%. L'assunto è questo: ha una resistenza statica, addirittura se uno lo va a vedere sul mensile, una resistenza statica fondamentale a 0,53. A 0,53 questa resistenza statica, se venisse rotta, allora avremmo poche resistenze, addirittura fino a 0,80. Per cui se Rosy ha in portafoglio il titolo, secondo me probabilmente è in profitto, se è entrata recentemente e quindi va tenuto. Allora, se non si ha in portafoglio 53 è un segnale long. Perfetto, mi era sembrato ci fosse una pausa per cui mi sono inserito, ma insomma spero di averti fatto concludere la riflessione. Sì, assolutamente. Ti volevo portare anche su Telecom. KKR apre l'integrazione della rete fissa di TIM con Open Fiber, boom di scambi sul titolo. Nella lettera inviata a TIM ha rivelato Reuters, il fondo americano non solo parla di scambi positivi con le autorità italiane, ma anche di essere pronto a discutere la potenziale aggregazione delle sue attività di rete fissa con quelle di Open Fiber. Le prime stime delle sinergie attivabili in caso di realizzazione della rete unica sono superiori alle attese degli analisti, che confermano buy sull'azione. Ne abbiamo parlato anche ieri con Alessandro Aldrovandi, il quale aveva detto: qua con tutte queste notizie di giornata è difficile seguire e dare una riflessione tecnica, limitiamoci a dire: se ci credete a questo titolo compratelo, se non ci credete statene alla larga, ricordando che comunque inevitabilmente ci sarà un'impennata immediata e insomma i movimenti saranno da seguire giorno per giorno. Oggi abbiamo un gran bel engulfing, abbiamo un gran bel più 12,87 settimanale. Enrico? Beh, il più 9 che faceva ieri e il più 3,55 che sta facendo adesso, chiaramente sul settimanale è importante, ma addirittura oserei dire che è importante sul mensile, che possiamo quasi definire ormai una candela chiusa, perché oggi è il 25, sul mensile sta formando un hammer su un'area supportiva evidente. Quindi quello che ha detto il dottor Aldrovandi, che segue e stimo, è sicuramente corretto, e in più l'analisi grafica ci dice che se tu credi in questo titolo e sei comunque convinto che, vista la partecipazione statale, vista la sensibilizzazione che c'è in giro su certi titoli così importanti, dopo certo, anche lo scatafascio su Alitalia e così via, sì, vista la situazione grafica, uno dovrebbe dire: benissimo, la prendo e la riguardo fra 2 anni. Da questo punto di vista, il grafico mensile, un hammer sui minimi assoluti, è sempre un segnale che se lo prendi magari per 2 settimane soffri, ma tendenzialmente nel medio periodo dovrebbe essere, in parole povere, te la faccio breve, il primo giorno in cui fa una candela rossa si entra, tanto per cercare di comprarla magari un po' più basso rispetto ad oggi. Ti chiedo anche due parole su Saipem, perché oggi c'è un meno 4,57%, torno su un weekly che magari ci aiuta meglio a capire cosa sta succedendo. Mi pare di vedere che a livello weekly ci sia un qualcosa a metà tra la Shooting Star e la Gravestone Doji, quindi notizie non propriamente buone, diciamo così. Beh, c'è un aumento di capitale, esatto, che sia stato, esatto, se non deliberato, di da 2 miliardi. In cui parteciperà per 1 miliardo, tu mi hanno detto, sì, esatto, per 36 euro io. Guarda, il 1 miliardo è fatto di quei paper dollari che si trovavano nei biscotti di Ciccio di Nonna Papera e che mi piacevano un sacco. Faccio la pubblicità perché non esistono più, ma mi piacevano un sacco i paper dollari, li collezionavo con piacere. Beh, sai, che cosa vuoi dire di Saipem? Un titolo che nel 2012 stava a 50 euro. Cosa vuoi dire di un titolo del genere? Vuoi dire: sì, ok,
peggio di così non può andare, quindi ci metto una pizza sperando fra un anno di ritirare una cena a base di pesce. Ma qui non puoi fare onestamente, sai, non voglio fare l'integralista alla Zeman per cui dirà l'analisi tecnica prevale sempre su tutto. No, l'analisi tecnica statisticamente nel medio periodo ti aiuta a essere dalla parte giusta. È chiaro che non siamo obbligati a fare. Se la volessi comprare perché dico ok, vediamo cosa esce, devo mettere uno stop sotto il 0,90, che sono i minimi assoluti, e accendere tantissimi ceri. Bene, magari con quello che risparmiamo dopo non aver partecipato alla ricapitalizzazione di Saipem. Allora, rispondiamo anche all'amico che ci chiede di GVS, ci torniamo anche su questo titolo che evidentemente piace ai nostri amici che ci seguono. Anche in questo caso, a questi livelli, la domanda è: buono, va bene un ingresso su GVS? Allora, a questi livelli può andare bene perché il grafico che tu hai, che è il weekly, mi sembra, come il mio, ci evidenzia la penultima candela come una candela di possibile ripartenza. Va detto che bisogna in questo caso obbligatoriamente per legge posizionare uno stop loss sotto i 7 euro, perché altrimenti, sai, sono quei minimi che uno dice ok, più sotto non ci può andare. Ma quando vai a rompere dei minimi così importanti, assoluti, poi dopo non hai altri supporti, quindi la discesa potrebbe essere vorticosa. A parte l'ultima candela in formazione, quelle precedenti non sono una perfetta morning star, ma comunque dà l'idea di una possibile ripartenza. Lo storno di questa settimana è profondo. Se piace il titolo, ecco, perché GVS vedo che è un titolo che da 6 mesi lo chiedono sempre, no? Sono quei titoli che vanno un po' di moda, tra virgolette, per cui se ne parla anche sui forum, sui social, quindi si tende a focalizzarsi su quei titoli. Chiaramente, rispetto all'inizio della trasmissione, metterei i soldi su Kraft Heinz e non su GVS, vista anche la situazione grafica. Però se piace GVS, uno stop loss sotto i 7 euro è obbligatorio. Bene, ti saluto con una piccola tirata d'orecchie di alcuni dei nostri amici a casa che ci fanno notare a te ma anche a me, perché io poi evidentemente non ti ho corretto, ma la linea di cui tu hai parlato è quella gotica, quella invece Maginot era in Francia, ci fanno notare, un complesso integrato di fortificazioni, opere militari, eccetera eccetera, insomma, realizzati dal governo francese tra il 28 e il 40, a protezione dei confini con la Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera e Italia, e si riferisce insomma al sistema di fortificazioni che va dal Mar del Nord al Mar del Mediterraneo oltre la Corsica. Questo insomma è quello che sto leggendo. Poi insomma c'è chi ci ha scritto quella era la linea gotica, ma è quella a cui hai fatto riferimento tu. Insomma, ci è arrivata una piccola tirata d'orecchie storica da casa, caro Enrico. Ce la prendiamo tutta, e adesso che hanno detto linea gotica, sì, è vero, chiedo scusa, ho sbagliato, hanno ragione da casa, facciamo ammenda. Che problema c'è, insomma, quando c'è da farla la facciamo e alziamo anche assolutamente le mani. Però ovviamente ciò non toglie che da casa ti ringraziano come sempre, ti ringrazio anch'io, buon fine settimana e alla prossima. Giacomo, un abbraccio fortissimo a te, a tutti gli ascoltatori che ringrazio di cuore, e alla redazione. Buon trading a tutti e buon weekend.